Sì, vai tranquillo. Ok. E vediamo. Ok, la registrazione è avviata. Se inizi a parlare, un attimino giusto per fare una prova, se ti sentono per bene, se sentite anche l'audio di Maria Giulia, Sì, vediamo. dateci un feedback se mi sentite correttamente. Sì, Tutto bene? ok, sì, ci Sì. sentono perfettamente. Come sapete, Benissimo. Maria Giulia ora farà la sua presentazione, potete fare le domande nel momento in cui lei inizia a parlare senza problemi, però le porremo alla fine. Ok? Maria Giulia, Va allora, bene. parola a te, e ragazzi, buona formazione, io tolgo il mio video e lascio la parola a Maria Giulia. Grazie mille Cosmano, buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar, bentornati se per caso siete tra quelli che mi hanno già seguita settimana scorsa nel webinar dedicato al content marketing. Per coloro eventualmente che appunto mi hanno già seguito, vedrete che alcune parti ritornano. Portate pazienza, siamo il primo webinar della giornata, faremo anche un minimo di scenario sull'email marketing. Innanzitutto mi presento, io sono Maria Giulia Ganassini, lavoro per MailUp come Content e Community Manager. Mi trovate all'indirizzo mail, all'handle di Twitter e all'indirizzo LinkedIn. Lì, se avete delle domande, non esitate a utilizzare questi canali o anche il canale di MailUp su Twitter che è @MailUp e vi risponderò non in diretta, insomma, ma nel più breve tempo possibile. Di che cosa parleremo oggi? Farò una brevissimissima introduzione su chi è MailUp. Vedremo perché è importante investire in email marketing ancora oggi nel 2016, nonostante appunto l'email abbia 45 anni di vita, come ha appena sottolineato Cosmano. Vedremo quali sono i fattori fondamentali per strutturare una campagna email di successo, poi passeremo alle best practice per costruire il database dei contatti e poi la parte principale del webinar sarà dedicata alla marketing automation, come costruire delle campagne email automatiche con anche tanti esempi reali da cui prendere ispirazione. Cominciamo subito con due parole, come vi dicevo, su chi è MailUp. MailUp è un'azienda tutta italiana, fondata nel 2003 a Cremona, che oggi è il fornitore numero uno in Italia di soluzioni su misura per email e SMS marketing. Da tutti gli strumenti che vanno dalla piattaforma ai servizi di consulenza, alle risorse, alla formazione, per creare, inviare e analizzare campagne email e SMS. È nata appunto 13 anni fa a Cremona, oggi è il numero uno in Italia con 10.000 clienti e oltre, più di 800 tra agenzie e rivenditori con i quali collaboriamo tutti i giorni, 25 miliardi di messaggi inviati ogni anno, una crescita annuale del 25% e ormai 140 dipendenti nel mondo. Gli headquarters sono sempre in Italia, tra Milano e Cremona. Ma abbiamo sedi anche a San Francisco e a Buenos Aires e tramite società di nostra proprietà anche in altri paesi del mondo, appunto a Copenaghen, a Giacarta e a Tokyo. E lavoriamo, siamo attivi comunque in più di 50 paesi in tutto il mondo. I nostri clienti, qua ne vedete qualcuno a titolo esemplificativo, spaziano su tutti i vertical, dall'e-commerce al retail, dalle assicurazioni al banking, passando per le onlus. Non abbiamo un vertical di riferimento perché noi ci rivolgiamo a tutte quelle aziende che abbiano bisogno di strumenti e know-how per creare delle campagne evolute di email e SMS marketing, a prescindere appunto dal loro settore. Abbiamo delle soluzioni specifiche e ottimizzate per ciascun vertical. E entriamo un attimino nel merito oddio, ho detto un attimino, nel merito del contenuto del webinar e vediamo innanzitutto perché è importante investire in email marketing oggi nel 2016. Ad oggi le email sono il canale ancora con il ritorno sull'investimento più alto in assoluto. Ogni dollaro investito in email ne rende 40, fate voi la proporzione. È inoltre il canale più efficace nel generare conversioni subito dopo il search. Ok? Quindi vediamo un potenziale altissimo che non sfruttare al meglio è veramente un'occasione mal
ma mancata. È anche il canale più scelto dai consumatori. Questa è una ricerca di Marketing Sherpa che mostra come oltre il 70% degli intervistati, è una base di intervistati sugli Stati Uniti, però comunque è molto indicativa, oltre il 70% degli intervistati sceglie l'email come canale principale con il tramite del quale vorrebbe comunicare con le aziende. Quindi vediamo che c'è una grandissima apertura da parte dell'utente finale a ricevere le nostre comunicazioni via email nel momento in cui siamo in grado di costruirle nella maniera giusta. Tra 10 anni, l'email sarà ancora il canale di comunicazione preferito dagli utenti, quindi non è soltanto una preferenza di oggi che chissà cosa succederà poi in un domani. Come dire, i dati mostrano che anche in una prospettiva futura l'email continuerà a essere il canale preferito. Vediamo come il 70% degli utenti lo indica come canale numero uno fra 10 anni, in questa ricerca di Fluent e di Litmus. E sempre la stessa ricerca ci mostra che l'email riesce a raggiungere tutte le fasce demografiche, come vedete, con percentuali di penetrazione altissime che superano il 65-65% in tutti i casi, comprese quelle tra i 25 e 34 e quelle insomma più centrali, che sono di solito le più difficili da raggiungere. Mettendo insieme tutti questi dati, viene fuori un quadro di stato di salute dell'email marketing che è assolutamente roseo. Quindi imparare a sfruttare al meglio tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, è fondamentale per poter trarre il massimo vantaggio da questo canale. Vedremo come fare con la marketing automation, ok? Perché per tanti pensano insomma che l'email marketing sia ok, scrivo una mail, sono capaci tutti. No, non è solo questo, va molto al di là e ci vogliono delle competenze molto specifiche che oggi approfondirete nel corso di questo e degli altri webinar. Cominciamo dunque a vedere quali sono i pilastri, diciamo così, sui quali strutturare una campagna email che funzioni per bene. Quali sono gli ingredienti che dobbiamo sempre tenere a mente? Innanzitutto la rilevanza. Le nostre email dovranno sempre essere interessanti per chi le riceve. Più sono rilevanti, più arriveranno all'obiettivo che ci siamo preposti. Devono essere tempestive, ovvero raggiungere l'utente al momento giusto. Io posso anche mandare una mail bellissima con dei contenuti molto interessanti, ma se questa email arriva al momento sbagliato, probabilmente non verrà aperta, se verrà aperta magari non verrà cliccata e perderà gran parte della sua efficacia. La personalizzazione, questo è un grandissimo trend del 2016, negli ultimi anni, diciamo così, che proseguirà sicuramente anche negli anni successivi, ed è legato, come potete ben immaginare, a doppio filo con la rilevanza, ovvero non è più tempo di comunicazioni spalmate tutti uguali sulla nostra base dati, e invece è il momento di personalizzare ciascun messaggio in modo da renderlo più rilevante possibile per la persona che lo riceve. Quindi personalizzazione, ad esempio, nell'oggetto, inserendo il nome proprio o la località, personalizzazione all'interno della mail tramite, per esempio, l'utilizzo di contenuti dinamici che peschino in maniera automatica dei contenuti che sono più in linea con quelle che sono le preferenze o le abitudini, o per esempio lo storico d'acquisto del singolo utente. L'automazione, questa la approfondiremo tra poco, quindi non spendo tante parole perché è il futuro, l'automazione è il futuro. Vedremo tra pochissimo quali sono i vantaggi dell'automatizzare le campagne email. E poi la multicanalità. Anche di multicanalità si parla da diversi anni, non è certo un concetto nuovo, ma è un concetto che è sempre fondamentale tenere a mente. Dobbiamo sempre pensare, quando creiamo email, sia a crearle per fruizione su diversi canali, quindi verranno viste da mobile, verranno viste da desktop, da tablet, eccetera. E poi l'integrazione tra i diversi canali, ovvero l'email non è un compartimento stagno che a livello comunicativo viaggia su un binario suo che non ha nulla a che fare con il resto della comunicazione aziendale. Tutto il contrario, l'email si inserisce in un quadro di multicanalità e omnicanalità che deve prevedere delle integrazioni, dei passaggi il più fluido possibili,
possibile tra i diversi canali, quindi social media, il sito web, il blog, eccetera, eccetera. Tutti questi elementi, ingredienti insieme sono quelli che favoriscono la creazione di campagne email efficaci. Poi cosa bisogna fare? Una volta capiti quali sono i pilastri, occorre identificare gli obiettivi. E qui ci viene in aiuto le nostre care vecchie 5W del giornalismo tradizionale, ovvero chi, cosa, dove, quando e perché. Sempre chiedersi queste 5 domande nel momento in cui andiamo a creare una campagna. Vediamo il dettaglio. Chi? Chiediamoci sempre chi leggerà il messaggio. Chi è la nostra reader persona? Che cosa lo interessa? Quali sono i suoi gusti, le sue abitudini? Qual è il contenuto che farà breccia appunto nel suo interesse, che gli farà aprire l'email? Che cosa? Qual è l'azione che noi vogliamo che l'utente compia? Vogliamo che la nostra email serva a portare traffico sul sito, a generare conversioni, a spingere alla lettura di un blog post? A far iscrivere a un evento, a un concorso, eccetera, dobbiamo averlo chiarissimo prima di creare la nostra email, ok? Dove sarà letto il messaggio? La mia base di utenti predilige leggere su desktop, predilige leggere su mobile, se è mobile è smartphone oppure è tablet. Tutti questi dati che ogni email marketer sa trovare all'interno delle statistiche, dei report del suo sistema, della sua piattaforma di email marketing, tutti questi dati sono fondamentali perché mi dicono per che cosa dovrò ottimizzare l'email, ok? Quale sarà la fruizione prevalente. Quando inviare? Qual è il timing? Vedremo con l'automation che il timing è veramente cruciale nel momento in cui io stabilisco gli eventi e i lassi di tempo che devono passare tra un evento e l'invio della mail. E poi perché? Questa è una domanda fondamentale. Perché l'utente dovrebbe voler aprire e cliccare la mia mail? Che cosa gli sto dando? Ok? Qual è il contenuto extra? Qual è il valore aggiunto delle mie comunicazioni? L'utente viene invaso ogni giorno nella sua casella di media, diciamo su una casella di posta aziendale, da un centinaio di messaggi email. Perché in questa marea di comunicazioni il mio dovrebbe essere quello che lui vuole aprire e cliccare? Facciamoci sempre questa domanda perché dobbiamo sempre, tornando al concetto di rilevanza, cercare di fornire sempre il contenuto più interessante e pertinente possibile per l'utente affinché ci apra. Le email non sono tutte uguali, ok? Nel momento in cui noi ci poniamo degli obiettivi per le nostre campagne email e andiamo a strutturare proprio anche a livello grafico e contenutistico i nostri messaggi, ricordiamoci che le email differiscono per tipologia e per finalità. Quindi abbiamo le newsletter, che sono delle email di carattere prevalentemente informativo, sono di solito molto testuali, servono a dare degli aggiornamenti e rimandano normalmente o a un blog, a un magazine o a dei comunicati stampa, insomma degli approfondimenti. Poi abbiamo le DEM. Le DEM sono invece delle email a carattere prevalentemente commerciale, promozionale, servono per veicolare degli sconti, delle offerte, il lancio di un nuovo prodotto e così via. E poi abbiamo le mail transazionali, che sono un mondo un po' a parte perché, al contrario dei primi due tipi, non sono delle email ad invio massivo, che attenzione non vuol dire non segmentato, dopo vedremo perché, ma sono delle email uno a uno, ovvero sono tutte quelle email che servono, ad esempio, appunto a confermare la transazione, a confermare la prenotazione, a indicare un cambio dell'orario del volo, a confermarci l'avvenuto cambio di password per accedere a un sito, vengono scatenate, diciamo, e quindi inviate in risposta a un'azione o a una richiesta dell'utente e contengono moltissimi elementi di personalizzazione, come appunto il numero dell'ordine, oppure il prodotto acquistato, oppure appunto il login dell'utente nel caso di un cambio password. Ogni tipologia di mail avrà i suoi obiettivi, il suo stile comunicativo e di contenuti differenzianti. Passiamo ora a vedere come, veramente in brevissimo, come costruire il database. Costruire il database è la base
per poter fare delle attività di marketing automation efficace. La marketing automation, per poter funzionare, ha bisogno di dettagli, dati, informazioni e dettagli sugli utenti che compongono il mio database. Più io costruisco bene il mio database all'inizio, più facili e più efficaci saranno le attività di marketing automation relative alle email. Quali sono i principi chiave di un database building sano? Trasparenza. Noi non dobbiamo arraffare contatti a destra e a sinistra, dobbiamo proporre un contenuto, un vantaggio per l'utente che si vuole iscrivere alle nostre comunicazioni, alle nostre newsletter, essere sempre trasparenti relativamente all'utilizzo che faremo dei suoi dati e al tipo di comunicazioni che invieremo. Un altro pilastro è il consenso, questo sia a norma di legge che proprio a livello etico, sempre ottenere il consenso esplicito dell'utente alla ricezione delle email. MailUp fa un grosso lavoro quotidianamente contro l'utilizzo, tra virgolette, spammoso delle email, contro l'affitto di liste non consensate, bruttissimo dire consensate, ma passatemelo, è gergo tecnico. Sempre richiedere e inserire il flag con il link all'informativa sul trattamento dei dati personali in ogni nostro box di iscrizione e mi raccomando, mai mettere il box pre-flaggato perché quello crea più problemi che vantaggi. Offrire sempre una via di disiscrizione facile dalle nostre comunicazioni. Perché? Perché altrimenti anche qui si creano più problemi che pro se io cerco di trattenere a tutti i costi un contatto all'interno del mio DB. I database sani si caratterizzano più per la qualità che per la quantità degli iscritti. In ogni mail ricordiamoci appunto di inserire un link di disiscrizione che rimandi in maniera semplice e veloce alla disiscrizione, altrimenti verremo marchiati come spam e le conseguenze per noi saranno ben peggiori. E poi un quarto punto che insomma è un po' a latere è l'integrazione. Okay? L'integrazione cosa vuol dire? L'integrazione vuol dire cercare di far parlare tra di loro i dati. Se io ho una piattaforma di email marketing e ho un e-commerce, sarebbe bene metterlo in comunicazione perché in questo modo io potrò sfruttare per esempio lo storico d'acquisto, le preferenze di navigazione che conosco attraverso il mio sistema di e-commerce, utilizzare queste informazioni per segmentare le mail, per targetizzarle, per renderle più rilevanti in base a effettivamente quello che è il comportamento reale degli utenti. Se io utilizzo solo la piattaforma di email, potrò segmentare gli invii e targetizzarli soltanto in base al comportamento degli utenti sulle email stesse. Mentre invece se io integro la mia piattaforma e-commerce, oppure il mio CRM, oppure il mio CMS, avrò un'esplosione alla n potenza appunto del potenziale dei miei dati una volta che questi si incrociano. Tutto questo insieme rende la creazione di un database il più sicura e a norma di legge lecita ed efficace possibile. L'alternativa a questo è una e una sola, ed è diventare spam. Diventare spam è qualcosa che nessuno dovrebbe augurarsi, è proprio il contrario di quello che qualunque email marketer vuole, perché ha una tonnellata di effetti negativi che non è questa la sede per approfondire, se vorrete dopo alla fine della presentazione vi rimanderò al nostro blog dove scriviamo spesso anche di temi di deliverability per poter approfondire l'argomento. Best practice nella costruzione di un database. Moltiplicare gli entry point. Che cosa vuol dire? Cosa sono gli entry point? Sono banalmente i form o i link a cui rimandare per l'iscrizione a una newsletter. Quindi possiamo inserire un pop-up nel sito, possiamo inserire una piccola aggiunta sotto la nostra firma aziendale, che quindi è quella che nella nostra email aziendale, no personale, che parla con l'esterno, invitando a iscriversi alla mail. Possiamo utilizzare
per esempio i social network una volta al giorno da Twitter, schedulare un tweet automatico che dica iscriviti alla newsletter con un link al form, utilizzare la pagina Facebook tramite l'utilizzo di form specifici che per esempio MailUp mette a disposizione con la sua Facebook app, che consentono di raccogliere proprio dalla pagina Facebook gli indirizzi email e di inviarli direttamente alla piattaforma in modo da integrarli nel database. Numero due, offrire sempre un beneficio, cioè dire sempre perché, che cosa ottiene l'utente in cambio del dato che mi regala, no? Che mi dà il suo indirizzo email, dare un coupon sconto, regalare un ebook, regalare un contenuto extra, far partecipare a un videocorso, per esempio, dare un qualcosa di più, oppure semplicemente promettere che diventerà il più bravo a fare qualche cosa nel momento in cui comincerà a seguirci in maniera costante. Assicurarsi di ottenere il consenso attivo, di questo abbiamo già parlato e non ci ritorno. Sollecitare l'autoprofilazione. L'autoprofilazione è un modo molto semplice per avere più dettagli dagli utenti in modo che ce li diano loro stessi. Come si fa? Banalmente mandando un sondaggio. Posso inviare un sondaggio via email e grazie alle risposte che ottengo posso arricchire la quantità di informazioni che io posseggo relativamente agli utenti che hanno risposto. Oppure posso invitare a utilizzare quello che in MailUp si chiama centro gestione profilo, ovvero è una pagina che ciascun utente ha su MailUp, qualora riceva delle comunicazioni inviate da piattaforma MailUp, dove può controllare e modificare le proprie informazioni che fornisce. È un modo per invitare all'utilizzo di questo strumento, è un modo per, da un lato, dare maggior controllo all'utente sul tipo di informazione, sulla quantità di informazioni relativamente a se stesso che distribuisce, e dall'altro appunto per l'azienda, per assicurarsi che le informazioni siano sempre aggiornate, che ce ne siano potenzialmente sempre di più, in maniera collaborativa con l'utente stesso. Inserire un link di disiscrizione è facile e chiaro, e anche questo l'abbiamo già visto. Dare alternative alla disiscrizione. Ecco, questa è una cosa che non molti fanno e che invece varrebbe la pena esplorare un po' di più. Molto spesso l'utente in realtà non è che proprio si vuole disiscrivere dalle comunicazioni, nel senso che se si è iscritto all'inizio probabilmente qualche interesse ce l'aveva. Magari gliene stiamo mandando troppe, o magari gliele stiamo mandando all'indirizzo sbagliato, o magari gli stiamo mandando un tipo di comunicazione, magari inviandogli le offerte speciali quando lui è solo interessato invece a una determinata categoria di prodotto. Quindi una possibilità è nel momento in cui l'utente dichiara di volersi disiscrivere, o farlo atterrare a una pagina intermedia in cui gli chiediamo: sei sicuro di volerti disiscrivere? Perché no, invece non cambi una di queste impostazioni? E magari recupereremo anche una percentuale minima, magari una percentuale di iscritti, oppure inserire direttamente nel footer della mail un link parallelo, diciamo, a quello della disiscrizione, che mandi proprio a un centro preferenze, che consente appunto di modulare ad esempio la frequenza delle email oppure di cambiare l'indirizzo alle quali le email vengono inviate. Periodicamente ripulire le liste, okay? Assicurarsi di avere sempre liste pulite e non liste contenenti tonnellate di inattivi o di contatti sporchi. E poi sempre tenere monitorati ciclicamente i trend di iscrizione e disiscrizione per capire se c'è qualche cosa che non va oppure qualcosa che stiamo facendo particolarmente bene. Questa è la base della costruzione di un database fatto bene, veramente ci sarebbero tantissimi approfondimenti da fare, che è la base su cui costruire le nostre attività di marketing automation. Innanzitutto chiediamoci che cos'è la marketing automation di cui tanto si parla. Questa è la definizione, un insieme di flussi, tecnologie e strumenti che consentono di automatizzare in base a trigger predefiniti e di ottimizzare le operazioni di marketing. In parole un po' più povere, sono dei flussi di email, una dopo l'altra, il cui invio è automatizzato ed è scandito da un lasso di tempo predefinito, ovvero, vedete l'esempio sotto, no? Immediatamente dopo l'iscrizione parte in automatico una mail che dice: grazie per esserti iscritto,
SEM. Quindi questo è un tipo di comunicazione automatizzata basata su un trigger evento, ovvero l'utente compie un'azione che è iscriversi alla newsletter, con un timing zero, viene mandato immediatamente. 2 giorni dopo, quindi in questo caso la variabile del trigger è soltanto il tempo, il lasso di tempo, io imposto che 2 giorni dopo dall'iscrizione manderò questa email con qualche consiglio per iniziare quello che inizierà. E dopo 2 settimane invierò un'altra mail che invece spinge a lasciare il feedback. Come vedete sono dei flussi anche molto semplici che però possono raggiungere anche delle complessità notevoli e che sono interamente automatizzati. A chi è destinata la marketing automation? È destinata a tutti. Se pensate che sia un qualcosa di troppo complesso che non vale la pena affrontare per il vostro business, ripensateci un secondo perché tutti possono trarre vantaggio da, appunto dall'automatizzazione degli invii e vedremo tra poco, tramite degli esempi pratici di alcuni vertical, come questo sia possibile. Perché utilizzare la marketing automation? Numero 2, mi fa risparmiare tempo. Ovviamente automatizzando gli invii non dovrò metterci mano personalmente tutte le volte e una volta spenderò forse più tempo nell'impostarli a monte, ma poi il sistema farà da solo tutto il lavoro successivo. Personalizzare la relazione. L'automazione mi consente di essere appunto molto specifico sul tipo di comunicazione che vado a fare, mi consente di personalizzare in automatico i campi e i contenuti dell'email in modo da creare il più possibile una relazione uno a uno con il mio utente finale. Mi consente di comunicare attraverso più canali, perché per esempio su MailUp è possibile creare, sarà possibile tra poco, mettiamola bene, creare dei flussi automatici che prendono in considerazione sia le email che gli SMS, per esempio, inserendoli all'interno dello stesso workflow, okay? In modo da essere efficaci su un canale e sull'altro. Questo è particolarmente indicato, per esempio, per i retailer che hanno sia lo store fisico che lo store online, perché possono integrare i due canali a seconda che l'utente sia effettivamente nello store fisico, quindi magari lo raggiungeranno con un SMS, piuttosto che stia facendo shopping online, allora magari sarà più utile un'email. Poi, ovviamente, la marketing automation serve ad aumentare il ROI, il ritorno sull'investimento. Vediamo, scusate, è scritto un po' piccolino, ma spero si legga comunque. Chi utilizza l'automazione ha una conversion rate più alta del 53% rispetto a chi non la utilizza. Questa, la fonte di questo dato è Salesforce ed è un dato che parla da solo e che non può essere ignorato. Tutto questo sono i motivi appunto per cui vale la pena investire in marketing automation. Adesso vediamo degli esempi reali da cui trarre delle ispirazioni da mettere in pratica subito. Quali tipologie di email automatiche analizzeremo? Vedremo innanzitutto le email di benvenuto, le email di compleanno, di buon compleanno, le email di recupero carrelli abbandonati e le email di reselling, cross-selling, upselling o semplicemente selling. In realtà ce ne sono moltissime altre che qualunque business può mettere in atto, per esempio le email di re-engagement, le email di win back per gestire gli inattivi, tantissime. Non abbiamo tempo e modo per vederle tutte, vi rimando nuovamente al nostro blog blog.mailup.it se volete degli approfondimenti su altri tipi di email. Prima di affrontare gli specifici tipi di email, vediamo il concetto di drip campaign. Che cos'è una drip campaign? Drip in inglese vuol dire gocciolare. Ed è proprio il tipo di similitudine che rende l'idea per queste email. Come le goccioline, no? Che ritmicamente, a cadenze predefinite, cadono dal rubinetto che perde, così le drip campaign sono delle serie di 3 o più email inviate in successione, che vengono inviate a un preciso segmento della propria base dati e che permettono, in automatico ovviamente, vengono inviate in automatico e che permettono di rimanere in contatto con i propri utenti appunto a cadenze temporali predefinite.
L'email di benvenuto è, o le welcome series, se vogliamo farne più di una, sono un classico esempio di drip campaign che funziona molto bene. Allora, l'email di benvenuto classica la conosciamo tutti, non appena mi iscrivo a un sito, a un e-commerce, a una newsletter, eccetera, eccetera, mi arriva una mail che mi dice: ciao, grazie per esserti iscritto. Ricordiamoci che quindi questa è la prima impressione ed è molto importante farla nella maniera corretta. Se la prima impressione è quella che conta, la terza, la seconda e la terza non scherzano. Questo che cosa vuol dire in maniera così un po' giocosa? Che la prima email di benvenuto è importante, ma può essere altrettanto importante e utile proseguire questo tipo di contatto non in una, ma in più di un'email, in due, in tre, in quattro email. Perché è così importante? Perché appena l'utente si iscrive alle nostre comunicazioni si ha quello che viene chiamato l'effetto luna di miele. Il primo periodo è quello in cui l'utente avrà un picco di interesse, di curiosità e di attenzione nei nostri confronti. Si è appena iscritto, si aspetta di ricevere delle comunicazioni, non si è dimenticato di noi ed è quindi un momento d'oro da sfruttare per cui abbiamo una maggiore propensione da parte dell'utente ad aprire e a cliccare le nostre mail. Quindi, se io sfrutto questo periodo inviando non una sola mail, ma più di una, ovviamente aumenterò il contatto, aumenterò le probabilità di ingaggio da parte dell'utente. Esistono tre livelli di convincimento che equivalgono a tre possibili obiettivi di marketing su cui lavorare nel momento in cui io voglio creare una drip campaign relativa all'email di benvenuto. I tre livelli di convincimento a cui corrispondono gli obiettivi sono: 1. Un livello emotivo, 2. Un livello razionale, 3. Un livello persuasivo. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che se io voglio convincere qualcuno a fare qualcosa, posso appellarmi alla sua emotività. Oppure posso fornirgli degli argomenti razionali, degli argomenti logici per cui deve fare quello che gli dico io, oppure posso persuaderlo con degli incentivi. Il livello emotivo, scrivere e comunicare a livello emotivo serve a rafforzare la brand identity. Lo vedremo dopo, sono delle email di benvenuto che non hanno un contenuto particolare, ma servono a imprimere la brand identity ben chiara nella mente di chi ci legge. Quindi avranno il logo ben chiaro, avranno una grafica molto curata, avranno un wording caldo, che serve proprio a livello emotivo a farti dire: bello, figo che mi sono iscritto a questa newsletter, fammi vedere che cosa fanno di bello. Il secondo livello è quello razionale. Non faccio appello appunto al lato, come dire, sentimentale delle persone, ma alla loro logica per costruire la customer loyalty. Che cosa faccio? Ti elenco i vantaggi e i motivi per cui tu hai fatto benissimo a iscriverti alle mie comunicazioni o al mio servizio e che cosa troverai nel momento in cui accedi nuovamente. Vedremo poi degli esempi pratici. E il terzo livello è il livello persuasivo. Ti do un piccolo incentivo, ok? E questo serve a portare conversioni il prima possibile. L'incentivo può essere un coupon sconto, può essere una selezione speciale di prodotto, può essere la consegna gratuita, per esempio, per la prima settimana. Adesso vedremo in esempi pratici come questo si concretizza. Un esempio di email che fa appello al lato emotivo è questa email di benvenuto di Kate Spade. Come vedete, non c'è un grossissimo contenuto, è un'email molto bella dal lato grafico, che proprio cattura l'occhio, no? Con questa grande busta arancione, un messaggio molto semplice: grazie, però curato graficamente, probabilmente il suo target sarà prevalentemente femminile. Se poi andate a leggere bene nel testo piccolo, c'è anche in fondo un piccolo sconto che l'e-commerce riserva. Ma in realtà non è messo tanto in rilievo, è proprio una cosa secondaria. Quindi il focus qui è proprio sull'impatto visivo, sull'emotività, ok? Il secondo tipo è il tipo razionale. Vedete questa mail di benvenuto di iCloud che anche fin dall'headline non ha niente di particolarmente coinvolgente, è benvenuto in iCloud, proprio pari pari. Che cosa fa?
mi elenca i servizi e i vantaggi che io troverò all'interno del sito sfruttando appunto la sottoscrizione che ho appena fatto. Chiaro, molto razionale, molto logico, molto descrittiva. L'email, questo tipo di approccio normalmente è parecchio descrittivo sui vantaggi e sui servizi. E poi c'è il terzo esempio che è quello persuasivo, come questa email di Zalando. Vedete che è un po' un mix. Scusate, ha un testo introduttivo con un headline, come dire, personale, calda, un testo introduttivo che richiama quello che verrà, quello che si troverà poi nel sito, dei vantaggi, e poi infine un codice sconto con una CTA con un chiarissimo obiettivo conversione. Non è un scopri il sito, vienici a trovare, è proprio usa il tuo sconto ora. Questo è molto, come dire, molto pushy a livello di marketing. Quindi io do un incentivo all'utente affinché venga il prima possibile a visitarmi e si converta in utente acquistante il prima possibile. Vediamo, allora, queste erano tutte email di benvenuti in realtà singole che non facevano parte di una drip campaign. Ora vediamo invece un esempio pratico di drip campaign da Love Design. Per chi non lo conosca, Love Design è un e-commerce dedicato all'arredamento e al design per la casa, che da sempre, fin dalla nascita nel 2012, è un cliente MailUp. Oggi è l'e-commerce numero uno in Italia per questo tipo di segmento. Che cosa fa Love Design? Love Design ha stabilito una drip campaign di benvenuto scandita su tre email diverse. Il giorno 1 dall'iscrizione all'e-commerce arriva la classica email di benvenuto. Grazie per esserti registrato. Questa email ha un taglio editoriale, empatico, emozionale. Vedete che c'è appunto c'è una bella immagine curata di apertura, un wording caldo e anche un'introduzione che racconta a livello emotivamente coinvolgente quello che verrà trovato poi sul sito, e l'obiettivo è semplicemente introdurre in maniera soft e familiare ai contenuti del sito. Infatti c'è una CTA abbastanza generica, scopri Love Design, ci sono anche conservate appunto le credenziali di accesso. Questo è il giorno 1. Il giorno 3 viene inviata in automatico una nuova email, l'email di Member Get Member, ovvero di invita un amico. È un'email che contiene un coupon sconto per sia chi invita che per chi è invitato e mira a stimolare la condivisione dell'esperienza su Love Design con i propri amici. L'obiettivo è la brand advocacy, ovvero trasformare il prima possibile l'utente in un promotore attivo, in un advocate del brand. Il giorno 8 dall'iscrizione parte un terzo tipo di email ancora, che è l'email di primo acquisto, ovvero, e questa è segmentata, ovvero chi non ha acquistato nella prima settimana di iscrizione riceve un coupon speciale con una selezione di bestseller di categoria. Il coupon dura 7 giorni di solito, comunque un periodo di tempo limitato, e serve proprio a far convertire il prima possibile l'utente che ancora non ha compiuto un acquisto. Ci sono statistiche che dicono che appunto che se si trasforma il semplice sottoscrittore in acquirente nella prima settimana di utilizzo di un e-commerce, il suo lifetime value aumenterà notevolmente. Quindi vedete come a distanza di fondamentalmente, nell'arco di una settimana, a distanza prima di pochi minuti, o comunque entro le 24 ore, poi 3 giorni e poi al giorno 8, tre email inviate in automatico per cercare di trovare interazione con l'utente, per spronarlo su tre li livelli completamente diversi l'uno dall'altro. Quali sono stati i risultati di questa campagna? 8% in più di tasso di conversione delle email di benvenuto rispetto alle email normali, più 12% di tasso di conversione delle email di primo acquisto e un più 300% di utenti molto attivi questo è un dato email su email, cioè nell'apertura nel click delle email, rispetto alle medie di settore. Come vedete, dei risultati decisamente ottimi.
Passiamo alle email di compleanno. Le email di buon compleanno sembrano una banalità. Uno dice perché mai dovrei mandare un'email di compleanno ai miei utenti? In realtà sono importantissime, sono completamente automatizzate, basta avere nel proprio come campo anagrafico compilato la data di nascita dell'utente. Gli obiettivi sono tre, anche in questo caso, diversi. Numero uno, coccolare l'utente. Quindi l'obiettivo finale di marketing è rafforzare la customer delight, o che va ben oltre la customer satisfaction, che è quella del semplice, ok, ho fatto un acquisto, sono soddisfatto, nulla è andato storto. La customer delight è il cavoli, questo brand è veramente figo, pensa a me, mi fa dei regali che non mi aspetto. Numero due, fornire un coupon sconto, per esempio inviando appunto una mail, come vedremo dopo, che dice buon compleanno, 20% di sconto solo per te, solo per oggi, genera conversioni. Cioè diamo un appiglio, una scusa a chi quel giorno magari non aveva minimamente intenzione di aprire il nostro sito perché non ci stava pensando, per generare una nuova conversione. Numero 3, forniamo un contenuto personale che non è il solito contenuto, non è di routine, e questo può avere il vantaggio di stimolare gli inattivi, ovvero quelli che ricevono le mie mail, non le aprono mai perché gli mando sempre le solite offerte, gli mando cose che chiedo scusa per la tosse. un secondo solo. Gli mando un contenuto normalmente magari che non gli interessa tutti i giorni, se vedono un oggetto diverso dal solito saranno magari più stimolati. Chiedo scusa nuovamente. Vai tranquilla, non ti preoccupare. Sì, scusate, la gola secchissima. Un contenuto diverso che serve magari a stimolarli a ricominciare ad aprire le mie email. Vediamo due esempi molto semplici. Uno è di Vance, l'altro è di questo sito figlibs.com. È il tuo compleanno, viziati, abbiamo un regalo per te, un modo semplicissimo, molto banale per ricreare engagement con la nostra base utenti. Email di recupero carrelli abbandonati, questa è importantissima, a livelli economici è forse quella più importante per gli e-commerce. I retailer online perdono ogni anno 4 trilioni di dollari di fatturato a causa dei carrelli abbandonati. Il 63% di questo fatturato potrebbe essere recuperato, questo è un dato di Business Insider che parla da solo nell'indicare appunto l'opportunità di affidarsi ai mail di recupero carrello. Che cosa vuol dire recuperare i carrelli? Tutti noi abbiamo esperienza dell'entrare in un e-commerce, mettere un prodotto nel carrello, ci piace, lo mettiamo nel carrello e poi per mille e uno motivi non concludiamo l'acquisto, chiudiamo e ce ne andiamo. Le mail di recupero carrello subentrano in questo momento e servono a favorire il completamento dell'acquisto da parte dell'utente. Io adesso devo stringere un pochino perché con i tempi siamo un po' avanti, quindi qui trovate degli scenari che poi avrete appunto nella presentazione, che adesso non sto a vedere nel dettaglio perché sennò andiamo troppo avanti. Vi faccio solo vedere qual è l'anatomia di una email di recupero carrello ideale. Numero uno, è fondamentale il timing. Ci sono diverse scuole di pensiero sul quando inviare un'email di recupero carrello. C'è chi dice entro un'ora, c'è chi dice entro 24 ore, entro 2 giorni. Bisogna fare delle prove. Ciascun e-commerce deve fare degli A/B test e vedere qual è la soluzione che funziona meglio. Nel momento in cui questa soluzione viene trovata, è importantissimo attenersi a questo timing preciso, che è il momento in cui l'utente avrà la maggiore predisposizione a ritornare sui suoi passi e a concludere l'acquisto. Dovremo creare un oggetto che esce dalla massa e che si fa aprire, per esempio inserendo come campo dinamico nell'oggetto il nome del prodotto che l'utente ha abbandonato per stimolarlo appunto ad aprire la mia mail. Un richiamo alla struttura del sito all'interno dell'email per creare una, diciamo così, gabbia di riferimento riconoscibile che faciliti il passaggio appunto dal mezzo email alla navigazione sul sito. Un'indicazione precisa dei prodotti, inserire dei campi dinamici che richiamino automaticamente il prodotto che l'utente ha abbandonato nel suo.
suo carrello, in modo che gli sia chiarissimo di che cosa stiamo parlando e gli torni voglia di tornare a comprarlo, perché se l'ha messo nel carrello probabilmente gli piaceva. Un copy d'impatto, facciamogli capire con un wording bello che sappia coinvolgere, che gli faccia veramente venire voglia di ricomprare, di comprare questa cosa che ha lasciato stare. Una call to action efficace. Se abbiamo la possibilità, degli articoli correlati. Magari ho lasciato lì la camicetta à pois perché i pois non mi convincevano, però io, e-commerce, ho capito che questo è lo stile dell'utente. Gli faccio vedere delle altre cose, una camicetta che magari non è a pois, ma è a cuoricini, e magari piacerà di più e potrà essere acquistata. Nel peggiore dei casi, mostrare dei contenuti correlati, degli articoli correlati, servirà soltanto ad accendere un po' di curiosità e a far tornare l'utente a navigare sul mio sito, a portare nuovo traffico. E poi, qualora ne abbiamo a disposizione, delle recensioni di altri clienti, che aumentano il trust. Se per esempio non ho concluso l'acquisto perché non sono sicura della qualità di questo sito, di come effettuerà la spedizione, inserire delle recensioni che parlino bene del sito o del prodotto stesso sicuramente aiuterà a livello persuasivo. Qui vediamo degli esempi di carrello abbandonato. Come vedete, il copy è fondamentale, è proprio d'impatto, richiama l'attenzione e poi c'è sempre il richiamo ai prodotti abbandonati all'interno del carrello, con una call to action velocissima per tornare subito al carrello e alla fase di checkout del sito. Passiamo ora alla fase di cross-selling, upselling oppure di semplicemente selling, perché abbiamo messo i cupcake in questa slide, perché il cross-selling e l'upselling è come appunto il dolcino che vediamo quando andiamo a comprare il pane dal panettiere. Magari non entriamo in negozio solo per quello, non saremmo entrati, ma nel momento in cui lo vediamo lì, bello, goloso, sul banco, lo compriamo insieme al pane, anche se non è che ne avessimo proprio bisogno, ok? È l'acquisto di impulso, ed è spesso quello che agli e-commerce o ai retailer dà il maggiore margine di profitto. Cross-selling vuol dire vendere, a fronte di un acquisto, provare a vendere degli articoli di categorie diverse ma in qualche modo correlate, mentre l'upselling è sull'acquisto di un determinato prodotto, provare a vendere lo stesso prodotto di categoria superiore, per esempio. Questo è un esempio di mail arrivata a me da Privalia che fa questo tipo di invio segmentato e automatizzato su coloro che hanno acquistato da determinate campagne di flash sale. Se quella campagna di flash sale torna e Privalia sa che io ho acquistato da quella campagna, mi manda un'email per dirmi: ehi, è tornata questa campagna Welcome to the Jungle, evidentemente io adesso non ricordo, evidentemente ho acquistato qualche cosa. L'email fa un chiaro riferimento all'acquisto precedente nell'oggetto. Welcome to the Jungle è tornata su Privalia, mi ricorda che non è una nuova cosa, ma che io ho già prestato attenzione a questo tipo di vendita. È un invio perfettamente segmentato su un target molto interessato, perché io ho già comprato e noi sappiamo bene che Privalia ragiona su flash sale e quindi su vendite con una fortissima componente di sconto, e questo tipo di vendite agisce molto sull'acquisto di impulso. Quindi, se mi sono piaciuti i prodotti la volta scorsa, se li rivedo, magari mi viene voglia di comprarne un altro, specialmente se è scontato al 60%, ok? E poi mi mette dei suggerimenti di best seller che mi possono invogliare a continuare la navigazione e quindi a procedere con l'acquisto. Anche Love Design, che vedevamo prima, fa questo tipo di invia questo tipo di mail automatiche. Vediamo questo scelti per te, questi mail di scelti per te, che fa anche qui un riferimento chiaro all'acquisto precedente. Vedete che dice: mille ispirazioni che si abbineranno perfettamente al tuo ultimo acquisto. Indovinate che cosa avevo comprato io? Io avevo comprato dei portacandele esattamente del brand di cui lui mi sta facendo vedere le coppette e i portafrutta. Quindi sa che ho comprato quel prodotto, me ne fa vedere degli altri correlati molto simili, in colori diversi, funzioni diverse, ma decisamente in linea con il mio gusto in base al mio storico d'acquisto.
E poi in fondo chiude con dei prodotti correlati, i prodotti acquistati da chi ha gusti simili ai tuoi. Questo tipo di email, che è estremamente efficace, è completamente automatizzata e si può essere messa in piedi soltanto con un'integrazione tra la piattaforma di email marketing e la piattaforma e-commerce, altrimenti non avrò mai i dati da incrociare per poter produrre questo tipo di output. E poi abbiamo, oltre al cross-selling e l'upselling, abbiamo il semplicemente selling. E vediamo il caso di MaxiSport. MaxiSport è un cliente mail app, è una realtà molto importante, specialmente in Nord Italia, nella vendita di accessori e abbigliamento per lo sport, ha sia dei negozi fisici che un e-commerce. MaxiSport che cosa fa? Ha messo in piedi la campagna Coming Soon, ovvero per qualche motivo il prodotto sul e-commerce non è disponibile perché è fuori stock, è finito, oppure è pubblicato come preview, come anteprima, e deve ancora essere messo disponibile in commercio. Io sono un utente, arrivo sulla pagina, belle queste scarpe, entro, mi dice non disponibile. Cavoli, potenziale problema. Sono un cliente perso. MaxiSport dice: no, non sei un cliente perso. Inserisce un bottone. Avvisami quando disponibile. Cliccando questo bottone si sarà automaticamente iscritti a una campagna email che invierà in automatico una mail a tutti quelli che appunto ne hanno fatto richiesta nel momento in cui il prodotto è arrivato. Vedete la mail a destra, il prodotto che aspettavi è arrivato, vai alla scheda prodotto, personalizzato con nome e cognome, esattamente con il prodotto che io stavo guardando a cui sono molto interessato, quindi evidentemente se ho chiesto proprio di essere avvisato della sua, del suo ritorno in stock o della sua disponibilità, questa azione che cosa fa? Trasforma un potenziale pain point, ovvero l'indisponibilità del prodotto, in un'opportunità di conversione immediata, veramente potente. Vediamo i risultati di questa campagna. Più 4% in tasso di click di queste email coming soon rispetto alle normali ADEM di MaxiSport, meno 3,6% di tasso di rimbalzo post-click sempre di queste email coming soon rispetto alle normali DEM, perché ovviamente è un contenuto che io ho cercato attivamente, quindi mi interessa, non è che apro e penso di vedere qualcosa che poi è diverso e quindi chiudo, è esattamente quello che stavo cercando. E poi un assurdo più 400% in tasso di conversione di queste email, che è un dato veramente che fa riflettere sull'opportunità di mettere in pratica questo tipo di campagne automatizzate. Siamo arrivati alla fine. Per concludere, vi lascio delle best practice di email marketing che valgono in generale per qualunque attività sia automatizzata che non. Numero 1, costruire il database in modo lecito e trasparente, come abbiamo visto all'inizio. Profilare il più possibile i contatti e segmentare gli invii, non fare invii massivi uguali per tutti, ma targettizzare le mie campagne in base a comportamenti, anagrafiche e appunto ai dati, per cui lo storico d'acquisto che io recupero da piattaforme esterne. Integrare la piattaforma email con altri DB esterni, o l'e-commerce, il CRM, il CMS. Porsi obiettivi precisi per ogni campagna email, mai fare una campagna e dire boh, chissà per cosa la stiamo facendo. Sapere che cosa si vuole ottenere esattamente da quella email, qual è l'azione che vogliamo che l'utente compia: acquistare, iscriversi, leggere, eccetera, eccetera. Dedicare la massima attenzione alla qualità dei contenuti. Questo in realtà dovrebbe stare alla base di tutto. È inutile fare qualunque altra cosa se poi non diamo dei contenuti interessanti e rilevanti per l'utente. Questo è diciamo, una condizione sine qua non. Testare sempre, testare tutto. Chi mi ha seguito la volta scorsa sa che io ho una piccola fissazione con gli A/B test. Gli A/B test sono l'unico modo per sapere se stiamo lavorando bene e per sapere qual è la formula che effettivamente funziona per le nostre tipologie di comunicazioni e il nostro database, perché si può leggere, ci si può informare, si può studiare, ma
Poi ogni database risponde in maniera propria agli stimoli che gli vengono sottoposti. Quindi dovrò fare delle prove su tutto quello su cui posso testare, è bene testarlo. Ovviamente monitorare costantemente i risultati per capire sia relativamente agli A/B test che alle attività normali che cosa funziona bene e che cosa no. E soprattutto non avere paura di essere creativi, sperimentate, provate, cambiate, metteteci un sacco di creatività e vedrete che ne varrà la pena. Vi lascio infine, ultimissima cosa, con le risorse di MailUp che noi mettiamo a disposizione ogni giorno per continuare a imparare e ad approfondire gli argomenti di email e SMS marketing. Abbiamo un blog che vi ho citato già più volte all'interno della presentazione, blog.mailup.it. Dateci un'occhiata, iscrivetevi agli aggiornamenti, arrivano una volta alla settimana, quindi non siamo spammosi. Abbiamo pubblicato a luglio un osservatorio statistico. Come dicevamo, MailUp invia 25 miliardi di email ogni anno, sono una base dati enorme su cui lavorare per trarre delle statistiche proprio sullo stato dell'email marketing in Italia. L'osservatorio è scaricabile gratuitamente, lo trovate a questo indirizzo, poi nella presentazione avete proprio il link interno, oppure se volete andate sul sito mailup.it nella sezione risorse strategia, trovate tutto lì. E poi abbiamo newsletter, abbiamo dei webinar più volte al mese su argomenti specifici, degli ebook, dei white paper, trovate tutto gratuitamente nella sezione risorse del sito di MailUp. Iscrivetevi e noi continueremo a condividere con voi i nostri ragionamenti, i dati e le novità. Provare MailUp è possibile, è gratuito per 30 giorni, avete qui un link a cui fare riferimento, oppure andate sull'home page del sito e cliccate semplicemente sul banner provalo. E se volete avere più informazioni, contattateci, informazioni di carattere commerciale, contattateci alla mail commerciale@mailup.com. Basta, finito, vi ringrazio e lascio spazio alle domande. Grazie mille Maria Giulia. Allora, sono le 11, però siamo partiti un po' dopo. Se tu dai disponibilità, facciamo un po' di domande perché ce ne sono. Ok. Assolutamente, scusate, sono stata un po' lunga forse. No, non ti preoccupare, è andato benissimo. Anche il focus sulla marketing automation credo sia assolutamente stato molto, molto utile. Allora, chiede Silvia, cosa consigli di fare per bloccare lo spam incessante? Dobbiamo segnalare i mittenti del client di posta o cos'altro bisogna Scusami, puoi fare? ripetere la domanda? Scusami. E cosa consigli di fare per bloccare lo spam? Per bloccare lo spam a livello di utente, intende? Come la pone? Credo di sì. Se Silvia la può specificare, comunque credo proprio di sì. Bloccare lo spam a livello di utente non è che si possa fare molto, nel senso più che disiscriversi dalle liste che non sono, a cui non ci si è mai iscritti o che non sono più gradite, e nel caso la disiscrizione non porti comunque a una cessazione degli invii, segnalare chi fa utilizzo questo utilizzo improprio, assolutamente improprio, del contatto email attraverso una segnalazione ufficiale, per esempio sul sito MailUp, c'è una pagina dedicata alle segnalazioni di spam per tutti quelle aziende che utilizzano la piattaforma MailUp e eventualmente purtroppo non si attengono alle linee guida a norma di legge. Purtroppo non c'è molto altro da fare lato utente. È importantissimo lato azienda assicurarsi di non arrivare a questo punto, perché essere contrassegnati come spam è una grandissima sconfitta per chi fa email marketing. La gestione della deliverability è fondamentale. Bisogna sempre assicurarsi, come abbiamo detto prima, di avere tutti i contatti e gli indirizzi email con il consenso. Bisogna assicurarsi di, per esempio, inserire la possibilità di fare double opt-out, ovvero nel momento in cui l'utente vuole disiscriversi, chiedergli una conferma della disiscrizione, come dicevamo prima, e dare la possibilità di cambiare invece le preferenze, per esempio sulla frequenza di invio.
Questo dal lato delle aziende, dal lato utente purtroppo non c'è moltissimo che uno possa fare. Ok, bene, invece Manuela chiede perché la casellina già flaggata per il consenso della ricezione della newsletter è un problema. Ne parlavi? È un problema, la casellina già flaggata nella ricezione delle mail è un problema perché, come dire, dà per scontato un consenso che non sempre l'utente poi vuole dare. C'è una maggiore probabilità dopo che l'utente si senta spammato, perché nel momento in cui non ha attivamente posto il flag, non si è posto il problema, ok? Non ha, come dire. Non si è chiesto effettivamente io lo voglio dare il mio indirizzo email a questa azienda. Gli ho facilitato sì l'ingresso, ma gli ho facilitato l'ingresso in modo che per l'utente in un modo che per l'utente non è in realtà un favore. Perché poi, allora, noi ci scriviamo ogni giorno a tantissime comunicazioni, immagino voi come me, ci scriviamo ogni giorno a newsletter di ogni tipo, a comunicazioni di ogni tipo, e spesso ce ne dimentichiamo, ok? Ce ne dimentichiamo e il fatto di appunto facilitare questo ingresso non fa altro che alzare la probabilità che poi l'utente si senta spammato, si dimentichi di aver dato questo consenso, perché in effetti in un certo senso non l'ha dato, gliel'ho in qualche modo forzato addosso. Quindi è sempre meglio non farlo. Penso che addirittura qui dovrei controllare, ma penso che a norma di legge le caselle pre-flaggate non siano legali, tra l'altro. Qui però mi conservo il beneficio del dubbio perché bisognerebbe controllare. Sempre meglio non farlo. Più si è trasparenti e più ci si assicura che l'utente sia effettivamente informato e proattivo nel darmi il suo contatto, meglio è da tutti i punti di vista. Bene, invece Simone ti fa una domanda sulle newsletter di buon compleanno, no? Sulle email di buon compleanno. Dice, le mandano tutti, come facciamo a distinguerci? Come facciamo a distinguerci? Lì sta nella bravura dell'email marketer. Bisogna giocare a questo punto di copy dell'oggetto e per farsi aprire. Quello è il primo passaggio, no? Io nella mia casella ho una marea di mail, devo riuscire a uscire da questa marea, da questa marea di mail invogliare l'utente a cliccarmi, farmi vedere di più. Allora, ci sono tantissimi trucchi, tra virgolette, che si possono utilizzare. Vi rimando al mio webinar di settimana scorsa, che potrete poi scaricare, in cui appunto affrontavamo proprio questi argomenti, il copywriting per le email, quindi come scrivere un oggetto che si faccia aprire. Posso innanzitutto inserire il nome proprio della persona, basta inserire un tag dinamico nel momento in cui io compongo l'email all'interno dell'editor, dicendogli di pescare il nome proprio dell'anagrafica. E questo già è un elemento che mi assicura in media dei tassi di apertura più alti. Posso giocare appunto su un oggetto, su un subject particolarmente divertente o informale, se anche sono un'azienda e quindi ho normalmente delle comunicazioni con un linguaggio formale, magari sono un B2B, insomma. In questo caso forse posso permettermi di lasciarmi un po' andare e di cercare un contatto più immediato con l'utente, un contatto più sciolto, più personale. Posso per esempio utilizzare delle emoticon, delle emoji o dei simboli per dare un pizzico di colore e di, come dire, brio in più al mio oggetto. Tutto questo serve a farmi risaltare all'interno all'interno della casella email e assicurarmi un maggior tasso di aperture. Una volta che l'email è aperta, bisognerà giocare di grafica, bisognerà inserire un coupon sconto se lo vogliamo dare, oppure un altro benefit, o per esempio, alcuni inviano addirittura proprio un regalo fisico a casa per il compleanno. È una, come dire, una pratica un po' estrema, che però può portare dei grandissimi risultati a livello di brand awareness. Bisogna sperimentare, a seconda del business ci saranno delle modalità differenti. Se non sono un e-commerce non posso fornire un coupon sconto, però se per esempio vendo corsi, posso garantire una sessione gratuita solo per quella settimana. Ci sono tantissime formule, bisogna capire qual è la più adatta al proprio business. Ok,
Ci sono davvero tantissime domande, non riusciremo a farle naturalmente, quindi vi anticipo che per le altre domande potete fare riferimento agli account social della settimana della formazione, citando Maria Giulia, così può rispondervi, oppure in alternativa sul Master Club. Vado avanti ancora con qualche altra domanda. Maura ti chiede se quando si fa marketing automation con gli SMS c'è bisogno di avere il consenso del destinatario e come ci si comporta in Certo. questo senso. Sì, bisogna sempre avere il consenso del destinatario in tutti i casi, proprio a norma di legge. Sugli SMS fare attenzione perché l'SMS è ancora più sensibile della mail. Tutti noi abbiamo esperienza, come riceviamo 100 email nella casella tutti i giorni, sicuramente non riceviamo 100 SMS. Il potere degli SMS è proprio questo, che hanno dei tassi di apertura altissimi. In media vicini al 98%, proprio perché ne riceviamo pochi e perché normalmente sono estremamente rilevanti. L'SMS entra in una sfera che per l'utente è percepita come molto, molto personale e sensibile. Quindi bisogna stare molto attenti a come si comunica con gli SMS. L'essere fuori luogo oppure l'inviare SMS a persone che non ne hanno fatto richiesta è un autogol clamoroso, clamoroso. Bisogna sempre assicurarsi di essere graditi, rilevanti e interessanti per chi ci riceve. Altrimenti, come dire, risultiamo non solo non interessanti, ma è proprio un tipo di comunicazione dannosa per la percezione del brand che non ne avrà un ritorno di immagine positivo, ma proprio negativo, come uno che spamma, che mi dà fastidio, che mi irrita. Quindi assolutamente prestare sempre il massimo dell'attenzione a queste tematiche. Ok, scusate, avete sentito sicuramente l'intervento del cane. Quindi mi chiedo Fantastico. perché sbagliavo. Allora, invece, più di un utente chiede che orari consigli per inviare le DM. E a che ora bisogna inviare, che è un tema dibattuto, insomma, se ne sente parlare spesso. Sì, è un tema dibattuto. In realtà la risposta è che non c'è un orario migliore per inviare le DM. Come dicevo prima, ogni azienda ha le sue specifiche particolari, ogni database risponde in maniera particolare. Io vi potrei dire che sì, in media, statisticamente, va meglio fare questo o fare quello. In realtà vi darei dei dati che sono fallaci. Perché? Perché l'unica cosa da fare in questi casi è testare su di sé. Fate A/B test. È il modo migliore, è semplicissimo con qualunque piattaforma di email marketing, con Mailup, è veramente una cosa super semplice settare degli A/B test. Provate, mettete la stessa mail, caricate la stessa mail e inviatela un giorno alle 11 di mattina, un giorno, lo stesso giorno ovviamente in A/B test, alle 11 di mattina e alle 3 del pomeriggio. E vedete quale performa meglio. Fate i test e continuate a testare su queste cose. Non c'è mai fine al test. Dopo che avete capito quale sarà l'orario migliore per la mattina, fate un test mattina o pomeriggio. Poi fate un altro pomeriggio o sera, il sabato o la domenica. Monitorate sempre i tassi di apertura e i tassi di click per vedere se ci sono dei picchi particolari e per vedere qual è la vita media della mail dopo l'invio, cioè se il grosso dei click arriva subito, se arriva dopo 2 ore. Fate dei ragionamenti, ma soprattutto testate. Non vi do un orario preciso perché non c'è, dipende tantissimo se siete B2B, B2C, che tipo di comunicazioni fate. Se siete dei B2B, probabilmente varrà la pena inviare durante le ore d'ufficio, in cui le persone sono alla scrivania, al computer e hanno aperto l'email aziendale. Se siete dei B2C, invece probabilmente no, converrà inviare nei momenti, tra virgolette, morti, in cui le persone sono lì che controllano le mail sul cellulare, non so, sull'autobus la mattina piuttosto che in pausa pranzo o la sera mentre guardano la televisione. Però è troppo variabile, non c'è veramente una regola univoca per questa cosa. Quindi mi spiace non saper dare una risposta così, tout Penso court. che il consiglio valga per il giorno della settimana, perché qualcun altro chiedeva il giorno della settimana. Credo che anche. No, non. È la stessa cosa, è la stessa cosa. Ci sono, anche qui dipende anche dal tipo di business, per esempio, diciamo che per i B2B è sconsigliato inviare di solito il venerdì, perché
le mail si accumulano, poi il venerdì sera uno chiude l'email e quando la riapre il lunedì, se io gli ho inviato il venerdì, sono in fondo a una coda di altre 25.000 mail che sono arrivate durante il weekend. Però dipende, B2B chi, se scrivo a persone che appunto lavorano in ufficio, questo è vero. Se invece il mio B2B è un B2B su persone che per esempio lavorano nel mondo eventi, magari non è così, perché magari il loro periodo di maggiore reattività è, non so, il venerdì e il sabato sera. Ma fate delle prove, A/B test continui per tutti e non solo su questo, su tutto. Ok, allora dimmi tu quante altre domande vuoi che ti faccia ancora, perché ne sono davvero tantissime. Una, Ma due. facciamone un paio, dai. Facciamo le ultime due domande. Una la fa un utente e l'ha fatta anche qualcun altro, e penso che siamo nello stesso ambito dell'orario e dei giorni, no? Perché chiedono, più una persona chiede come faccio a distinguermi dai competitor nell'ambito dell'email marketing turistico, nei vari ambiti. Ok, allora per quanto riguarda l'ambito turistico, è fortunata questa persona che ha fatto la domanda perché abbiamo fatto un case study specifico per il turismo. Abbiamo lavorato con la catena di alberghi B&B Hotels insieme all'Università della Svizzera Italiana. Un team dell'università ha analizzato un anno di mailing di B&B Hotels e ne ha tratte delle best practice proprio specifiche sul settore del turismo. Questo case study lo trovate sul sito MailUp nella sezione clienti, ok? Lo potete scaricare. Allora, se ricordo bene, quello che era emerso da questo case study proprio per il settore turismo era che le email che funzionavano meglio a livello di oggetto contenevano molto spesso un incentivo e per esempio un'indicazione della località dell'offerta speciale per gli hotel. Oltretutto B&B Hotel a livello di strategia utilizza le email per estendere il contatto con l'utente molto al di là del periodo del soggiorno, perché molto spesso comunque gli hotel o gli altri operatori turistici sono molto attivi come comunicazione nel momento clou, diciamo, no, in cui io devo viaggiare o devo soggiornare o devo noleggiare la macchina e poi si perdono perché prima e dopo non sanno che cosa dirmi. Invece è fondamentale saper trovare una strategia di comunicazione che sappia prolungare questo contatto prima e dopo la prenotazione, dando dei contenuti interessanti, delle offerte speciali, perché l'obiettivo ultimo qual è? Il portare chi è già stato cliente a ripetere le prenotazioni, ok? Una volta cliente, io aumento il valore di questo contatto acquisito tramite la ripetizione delle prenotazioni. Questo avviene se, ovviamente, se il cliente mi ha bene in mente, si ricorda che esisto come catena B&B Hotels, piuttosto che autonoleggio Tal dei Tali, piuttosto che spa tal'altra, e come fa a ricordarsi che esisto e a dire, cavoli, perché questo weekend non riprenotiamo un soggiorno lì? Mi ha in mente se io sono presente e l'email marketing è sicuramente un buon modo per continuare a essere presenti nella mente di chi mi legge. Le best practice precise le trova sicuramente all'interno di quel case study, adesso non ricordo a memoria Okay, se tutto, riesci a trovare trovateli. il link, magari lo passiamo in chat. Aspetta, sì, lo cerco subito. E ve lo mando. Allora, Oh. mailup.it. Se cliccate altro, andate sotto clienti, sotto primo piano clienti, vedete dal mio schermo, e trovate B&B Hotels. È qui, il primo. Vediamo se riesco a inviartelo in chat. Se lo mandi in chat, io poi lo incollo a tutti. Aspetta. Chat. Ok, dimmi Ok, se lo ricevi. vediamo. Sì, perfetto, ora lo incollo. Allora, se concordi, facciamo le ultime due domande, poi tutte le altre, come vi dicevo prima, potete farle sui canali social.
dell'iniziativa. Allora. Scusami, 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 ti interrompo soltanto perché mi ero dimenticata che abbiamo anche un ebook dedicato al turismo, mi è venuto in mente adesso. Nella sezione invece risorse del sito, risorse, strategia, adesso non so se vedete il mio schermo e continuate. Eccolo qua, l'email marketing per il turismo fatto per i turisti. Ti mando anche questo link. Sì. Così, questo è un ebook, quindi ovviamente è più completo a livello di informazioni e di best practice. Ok? Ok, allora. Comunque, in questa sezione che avete visto sul nostro sito, vedete che gli ebook sono tanti, white paper. Adesso usciamo, siamo usciti la settimana scorsa con il nuovo ebook che trovate qui in fondo, dedicato agli SMS, perché mi facevo domande sugli SMS, dedicato agli SMS per il business. Quindi scaricatelo, è molto interessante, troverete coperte tutte le tematiche, tutte le domande che vi possono venire in mente. Abbiamo poi dei white paper, ne uscirà uno nuovo domani dedicato al mondo delle onlus, all'email marketing per le onlus, e poi delle piccole guide che vedete qui, se vedete il mio schermo, dedicate più che altro agli e-commerce, sono dei contenuti più brevi da scaricare, da consultare in fretta. Comunque, come vedete, le risorse sono tante e sono tutte gratuite, quindi approfittatene. Bene, grazie mille. Allora, io direi a questo punto di fare l'ultima domanda, prendo quella che è stata posta da più utenti. Chiedono la percentuale di apertura delle mail. Da cosa dipende principalmente? Dal copy del titolo o da qualche call to action che c'è all'interno della newsletter? Da cosa? No, allora, l'apertura è una cosa che avviene prima di vedere la call to action interna alla newsletter. I tassi di apertura vuol dire il numero di persone che clicca sulla mia mail, che la apre nel vederla nella preview della casella di posta, no? Quindi è un passo precedente rispetto al tasso di click, che è invece la metrica che mi dice di tutte le persone che hanno aperto questa email. Quante hanno cliccato al suo interno e quindi sono finite sul mio sito? Il tasso di apertura riguarda esclusivamente proprio l'apertura effettiva dell'email e dipende al 100% dagli elementi che si vedono appunto nella preview della casella di inbox. Quindi il nome del mittente, l'oggetto dell'email e il pre-header. Allora, anche a questo proposito vi rimando al mio webinar della settimana scorsa perché tutte queste cose le abbiamo viste nel dettaglio. Il nome del mittente è fondamentale e vale sempre la pena fare degli A/B test. Se sono un'azienda, per esempio, posso fare un A/B test e vedere se mettere la ragione sociale oppure un nome di persona, mettere solo il nome oppure nome e cognome. Fate tanti A/B test su questa cosa. E poi l'oggetto è fondamentale, impara a scrivere un oggetto che sia ottimizzato per visualizzazione su tutti i device e che a livello di copy sappia incentivare proprio il click della mail, è un'arte fondamentale nel garantirmi che appunto le mie mail saranno aperte, visualizzate e arriveranno all'obiettivo finale. Oltre all'oggetto, è importantissimo focalizzarsi sul pre-header. Il pre-header è una piccola cosa che le persone non conoscono, che normalmente non si conosce, ed è quella righina di testo aggiuntiva che è fondamentale soprattutto da mobile. Se aprite il vostro smartphone e andate nell'app che utilizzate, non so se è Gmail piuttosto che Mail, piuttosto che qualcos'altro per visualizzare le mail, vedrete che oltre all'oggetto compare una piccola righina di testo aggiuntiva che dà del contenuto extra. Quello è il cosiddetto pre-header o sommario che vale la pena sempre personalizzare e cambiare per ogni mail perché è una sorta di spazio bonus che noi abbiamo per dare del contenuto aggiuntivo che invogli ulteriormente l'utente a cliccare la nostra mail. Questo è il tasso di apertura, dipende da questi elementi. Una volta che l'utente ha aperto la mail, quindi la sta leggendo, lì andrò a misurare il tasso di click, ovvero quanti aprono la mail, la guardano e la chiudono,
e questo ovviamente non va bene, e quanti invece la cliccano e arrivano sul mio sito e quindi compiono l'azione che io voglio che compiano. Per esempio, atterrare sul blog per leggere tutto l'articolo, o atterrare sull'e-commerce per visualizzare il prodotto, o andare sul mio sito, anche se solo un sito informativo, per leggere la mia offerta, eccetera, eccetera, eccetera. Spero di aver risposto. Sì, benissimo. Allora, grazie mille Maria Giulia, l'intervento è stato interessantissimo, le domande continuano ad arrivare, ma purtroppo dobbiamo chiudere anche perché tra poco abbiamo l'altro intervento con Elisabetta Saurin. Come già ripetuto, potete fare le domande sugli account social della settimana della formazione citando Maria Giulia o in alternativa sul Masterclub. Ci ritroviamo tra pochissimo con Elisabetta, grazie mille, abbiamo avuto un problema sui nostri siti. Quindi chiunque dovesse andare sulla settimana della formazione probabilmente non riuscirà a vedere il sito. Vi arriverà in email il dettaglio per collegarvi al prossimo intervento e io comunque lo pubblico qui il link in modo tale che voi siate un tantino facilitati. Grazie mille Maria Giulia. Grazie mille a voi, grazie Cosmano, a E presto, buona buona giornata. continuazione. Ciao, ciao, ciao. Ciao 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 a tutti.